Signori, diamo il benvenuto su Marvel Snap alla più grande, alla irreprensibile, alla titana, all'eterna Cersei. Allora, c'è da fare un preambolo in tutto ciò su questa carta, perché io già ho molte aspettative negative per la carta. Infatti l'ho presa con i token, non mi sono azzardato di spenderci neanche una chiave, ma soltanto perché dovevo farci il video, perché io l'avrei skippata completamente per le robe. Perché, allora, parliamo della carta in sé per sé. Trasforma le carte che abbiamo in una determinata location in carte con un più uno di costo. Cosa vuol dire questo? Che magari, che ne so, faccio un esempio stupido, ci abbiamo Electro, ok, trasforma Electro in una carta a costo 4 casuale, quindi si possiamo utilizzarla nel nostro rampino. Ovviamente ci abbiamo anche Blink per avere una doppia opzione, abbiamo anche Sandman Pixel che ci accompagnerà nelle nostre avventure pazze. Poi il ramp lo conosciamo tutti, attenzione al leader che è pazzo, vi dico solamente questo. Ci portiamo dietro anche il Leech, vediamo se riusciamo a farlo brillare in qualche maniera. E tiriamo dritto, tiriamo dritto. Ora, fatemi sapere subito, in primis, chi ha preso già Cersei, perché ho visto che già qualcuno l'ha presa. Fatemi sapere i mazzi con cui la state usando, perché io il primo mazzo che mi è venuto in mente è stato il rampettino, visto che la sua assonanza con Blink, capito, può essere utile. Però può essere anche utile, secondo me, occasionalmente, con una tipologia di mazzi. Perfetto, TVA che non ci serve assolutissimamente a nulla, però sai che... Tunnel quantico, io lo snapperei, sapete, io farei uno snappettino, io lo azzarterei, per il semplice fatto che adesso noi andremo a fare così, andremo a giocare Electro sul tunnel quantico, così che in qualche modo ci prende roba pesante. Spero non Nebula. Allora, Cersei è utile, secondo me, in contro dei mazzi come per esempio il Junk, che mette il White Kiss, mette... Ok, Nocturne, mette il Void, mette The Wood, Anirus, per esempio, quello può essere molto forte. Doom è molto forte. E lui switcha la location, dai. Lui switcha la location, noi ci abbiamo Cersei da fare, che noi non faremo. Dobbiamo fare il Jubilee, che io farei, e poi farei Cersei. Turno 5, no? Oppure possiamo tentare subito di fare il Leech. Facciamo il Leech. Spero che non prenda Electro, ma in questo caso se fa Electro, ok? Baxter Building. Oddio, potrebbe farmi subito il maledetto di Loki. Potrebbe farmi subito il maledetto di Loki. Sandman, buono Sandman. Molto buono Sandman. Ok, ci sto, Red Guardian, va bene. E vabbè, frate, ciao. No! Oh, 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 oh. Ma che bello è sto sfondo! Bellissimo sto bordino! Bisogna dare merito al ragazzo che ha deciso di buttarci dei gold su questa roba. Molto bello. Ora, lui può buttare una carta però, e questo è molto comodo. Possiamo tentare di fare Cersei, perché alla fin fine, dici tu perché no? Cioè io sono curioso di vedere un'altra roba. A carte di costo 6 diventa una carta a costo 8, per esempio una Death? Mi verrebbe a dire, l'unica carta a costo più alto è Death attualmente su Marvel Snap. Sono curioso di vedere sta roba, sta dinamica, perché potrebbe essere molto forte. Tra l'altro, tanto vediamo sta roba. No. Vedi, Death non la puoi prendere, non la puoi mai prendere Death, ho capito. E questo è un problema però, questo è un problema, perché... Ok che noi lì abbiamo vinto, il problema è come diciamo nell'altra location, abbiamo Cersei però. Andiamo a 8, noi andiamo a 15, dovremmo pensare... Carta a 3 forti ce ne stanno, c'è Gladiator, carta forte. Oppure altrimenti potremmo pensare di fare Blink che prende leader. Eh no dai, è molto meglio sta roba, dai, molto meglio sta roba. Altrimenti dovrei fare Electro, Jubilee, no. Dai, proviamo, se mi fa vincere la serie, sei seri. Oddio. Bello Blink però. Vabbè. C'è Cersei però. Allora, Ciclope, Doom. Però vinciamo per differenza, signori, Cersei. Cioè, abbiamo vinto grazie alla Cersei dell'avversario che era la nostra Cersei. Boh, mi sono innamorato di sta roba. Però non lo prenderò mai. Andiamo avanti. Come prima partita, prima vittoria per la grandi... Però a me non piace perché è casuale. E questo è il fatto, perché è casuale. Ora, vi vorrei dire un'altra roba. Oggi, stasera, perché lo sto registrando il giorno prima il video. Infatti penso che lo farò uscire molto prima, magari per pranzo, così che già ve lo godiate. E per chi non ha già aperto per le spot un pochino più... già pronto per vedere quello che fare e quello che non fare, subito. E il grande Glenn...
che per chi non sapesse chi è Glenn è colui che godo, è colui che alla fin fine fa parte anche della secondina, è quello che promuove le notizie. Noi creator è quello anche che risponde alle domande ogni settimana e noi poi reagiamo. Lui dice che c'è un bug per certi, ovvero che c'è questo bug che in qualche modo in alcuni game, non ho capito, in alcune circostanze non fa sì che certo continuo, comunque non c'è nulla. Però ma no, facciamo il brivido. Io perdo troppo tempo facendo sta roba. C'è un bug che fa sì che Cersei non funzioni. Alcune carte non le scambia, capito? E infatti avevo visto molte robe, tipo il Void non l'ha scambiato. Che se ci pensi di tu, vabbè, ma magari non è una carta dell'avversario. No, le deve cambiare per forza. Nelle carte del campo tuo le deve cambiare per forza. A meno che abbiamo visto carte di costo 6, non la cambierà mai, perché non esistono carta 7 e death e carta 8, ovviamente. Poi ci sono arrivata sta roba. Giubili. Oddio, un altro Loki. E quindi state molto attenti a questa roba, però vi posso già dire che la stanno fissando. Serve Cersei. Serve Odino. E Dulk? Lo mettiamo lì? Però non mi convince Red Dulk lì, non mi convince per niente, per il semplice motivo che non si buffa. Questo è, non mi convince sta roba. Allora, abbiamo un 33% di possibilità, abbiamo un leader da pescare, Cersei o Blink. Io diciamo che sono messi abbastanza bene, io uno snappettino io lo proverei. Comunque, vediamo se riesco a chiudere il discorso, stanno già elaborando la cosa, perché sapete, Marvel Snap ci viene molto a queste cose, come fu per US Agent. Nebula... E Cable che prende, va bene, mi dai un ulteriore 50-50, io spero di prendere Cersei. Che, cioè, sapete, è la carta principale in cui dobbiamo fare il video. Questa è la nostra chiusura. Vabbè, Doom. Doom da play. È che non basta. Non basta perché... Basta, non posso fare nient'altro. Devo spostare Jeff, ma tanto non basterà mai quei 5 punti. Oddio. Cable. Una carta minore. Loccio. Vedi, perché una volta ti può andare bene a te, ma l'altra volta gli va bene all'avversario. Questo è il punto, rende tutto molto più casuale, molto più la butta tutta lì all'aria. E a me non... E questa è la roba che a me non piace. Dici tu la carta è così, vabbè, sti cazzi, gioco altro. Il problema è che quando ti viene contro, potrebbe essere molto frustrante questa roba, che magari tu sai che per certo che vince una location al turno 6 magari, e lui ti fa Cersei, oppure ti fa magari Absorbing Man su Cersei. Io non concepisco sta roba di mettere carte, boh, possono essere divertenti, ma secondo me sono frustranti. Per rendere il gioco ancora più casuale di quanto già lo è, per queste tre maledette di campi, che noi sappiamo benissimo quanto può essere casuale e può essere frustrante la roba dei campi, mi sembra un attimino too much, ecco. Poi vediamo con Pastos, lo vedremo molto di più con Pastos. Già con Makkari è diverso la prossima settimana, perché Makkari è un Baku 2.0. Forse l'avete visto. L'hanno anche upgradato, gli hanno messo un 4 di forza in più, che è un 4 di forza in più, 1 di forza in più. The Wood va bene. E ok, dici tu con quale altro mazzo si può giocare, Cersei? Io l'ho già visto in altri mazzi, con Patriot, con Brood, con un Gianchettino magari, con Sentry, però... Secondo me il mazzo che può avere il suo perché con... La Cersei è proprio un mazzo del genere, un po' un rampettino, perché ci pensa la combo più forte secondo me è con Electro, come l'effetto che fa la Blink, capito? Questo è quello che ho io potrei pensare di fare Jubilee più Cersei, perché farò esattamente questo. C'è Bishop, c'è The Wood ancora, c'è tu ancora. Ok, oddio, aspetta. E mi ha dato Jeff, fratello. Ma dai, ma tre carte a sé. No, io devo fare Sandman. Devo fare Sandman. Magari Sandman glielo butti qui. C'è tattica. Perché Sandman è illegale. Ok, che è la pixel. Però guarda quanto è cattivo. È illegale contro il bounce. Se ci pensi.
Poi facciamo esercizi magari, oppure tentiamo anche di fare robe con Blink. Capito? Non credo che lui vada a riempire già il turno 5. Non credo. Oppure si aspetta. E olè, invece se l'aspetta. Se l'aspetta. Ah no, vabbè, no, è misterio. Hitmonkey a 5, va bene. Allora lui c'è una carta a disposizione. Ma tu vuoi che io perdo per questa roba? Eccessivo, se tu ci pensi. Raga, ma vaffanculo a Cersei. Dai, ci sto pensando veramente a fa sta cazzata. È perché molto meglio di far Cersei, capito? Perché dici tu, sposto Jeff qui. Non lo so se qui mi supera il ragazzo. Non credo. Non può. A meno che lui non gioca tutto qui. Leader. Ehi. Bravo. Iscriviti al canale. Buona visione. Sapete, con Doom era sempre vinto. Io perché devo abbonare delle play del genere col leader? Perché io mi devo affidare al leader? Perché lui mi colla, tra l'altro? Perché lui mi colla? Ma pure Cersei al centro spostando l'altro robo di Jeff a sinistra. Devo fare qualsiasi cosa. Vabbè, dai. Dai, eliminiamo questa partita. Dai, ho capito, mi avvedo. Eliminiamo questa partita più presto. Dai, con un'altra win. Snap subito. Perché? Perché sì, perché te lo dico io. Perché sei 423esimo al mondo. Serve Electro. Dai, voglio fare la prova con Electro e Cersei. Dai, almeno in questo video fammela fare. Non me lo fare off stream. Off stream. Vabbè. Oh, ok che c'è spazio profondo. Non ci interessa sta roba. Ci abbiamo Electro, ci abbiamo Blink, ci abbiamo Cersei. Madonna mia, vuoi che mi fa Galactus? Questo veramente è talmente pazzo da farmi Galactus. Ma tu vuoi che questo è veramente pazzo da farmi Galactus? Però io devo fare Blink, scherziamo. Mi fa Galactus, ok. Abbiamo Cersei da poter provare a fare. E in più ci abbiamo anche Odino invece di leader. Non succede nulla. Alayot, frate. È Alayot, eh? Ma scherziamo. Odino. Ora ragioniamo. Signori, la Cersei che fa prendere Alayot. Così si inventa una giocata dal cilindro che Niramas non può fare niente, ragazzi. Ho battuto. Dai, a casa. Allora, però devo ammettere, mi fa cagare la carta perché mi fa veramente vomitare. Però è divertente in qualche modo. Dai, quando escono ste perle di saggezza così. Vabbè, saggezza, lascia aver. Però il problema più grande, secondo me, rimane sempre quello. Quando le persone vedono, la massa, giocatori for fun di Marvel Snap, quelli che non gli interessa la bravura ma gli interessa in qualche modo vincere con tutti gli escamotage possibili, quando vedono una cosa rotta, perché se vogliamo Cersei può tramutarsi veramente in qualsiasi carta, e se gira bene, se tu hai sempre le carte giuste, tipo, può essere veramente molto frustrante. Però come ho detto prima, non ti può andare sempre bene. Già con Loki, prendendo la Cersei, può in qualche Electro, Nebula, facciamo Cersei. Ormai è abitudine, già lo sai quello che devi fare. Il problema più grande adesso è che... No, non può farmi Green Goblin e la White. Se mi fa la White, godo. Non mi fa Titania. Mi fa lui il prof. Lui mi fa il prof su cascata, dai. Lui fa il prof su cascata. Quello è il prof. Daredevil. Vabbè. Okay. Sandman mi va bene. Ben più grande adesso rimane il Propix. Ci affidiamo completamente alla carta che ci ha fatto fare meraviglia, ovvero Cersei.
a destra abbiamo aperto comunque, a prescindere, indipendentemente da quello che fa. Possiamo poi riprendere tutto con Odino, se ci pensi, oppure possiamo chiudere con Redulk. La cosa che mi preme a me fare è che lui può giocare il profix qui e bloccarmi tutto. E allora Doom, Doom mi sembra una bellissima play, in qualche modo gli... Teniamo, perché se riesce a fare la roba con il prof è finita su questo game. E io a sinistra, giocando o Cersei o Redulk o anche Odino, è stato troppo vulnerabile. Beh, oh. Poteva andare molto peggio. Ora, qual è il punto? Il punto è che ci sarà un cannonball di mezzo. Ci sarà... Io potrei anche tentare di fare Cersei, ma si ritira perché il ragazzo ne sa. O comunque ogni volta va sempre così, mi faccio mille teorie, mi faccio teorie su teorie e poi succede sempre così e si ritira. Contro il 90esimo. E qui si fa interessante la situazione. Nebula. Tanto buttiamo Nebula così, blind. Poi vediamo intanto che cosa possiamo fare. Dammi Electro su Ala, magari potrebbe essere il top. Asteroide. Electro? No. Ok, non abbiamo male. Bricco il mazzo. Sì, ovviamente, perché con tutte queste carte potenti è normale che ti bricca il mazzo. Non ti può sempre girare bene avere sempre l'Electro il turno 3. Che se me lo dai adesso, ti giuro, mi seguo. Lo farò dopo. C'è problema. Ma funziona? Funziona. Ma veramente, però l'elettro. Electro adesso è worth, se ci pensi. Nocturne che si sposta e fa trasformare l'asteroide. In? Mamma mia. Mamma mia, mi serve qualche bella carta, Vortice. Fai il tuo dovere. Oh. È un Redulk che intanto si buffa. A me va bene. A me va molto bene questa roba. Adesso abbiamo Sandman. Abbiamo Sandman che non ci interessa. Abbiamo Jubilee, abbiamo Doom. E io farei Doom. Il problema è che io potrei fare anche Redulk. Potrei fare Redulk, sapete che cosa mi serve a me? Mi serve leader. Leader turno finale è devastante. Facciamo Redulk intanto. Che cosa giochi intanto? E li vinciamo sicuro. Bella Cersei. Ciao. Ciao, è stato bello, 90esimo al mondo. Fai ste robe, fai ste cazzate. Ma tu pensi che io non so che ognuno si porta appresso un profix? Lo sai? Mi fai così prevedibile, mi fai così stupido. È l'ultima, giuro, perché vuoi o non vuoi, comunque il rampettino mi sta anche divertendo. Il mazzo è molto bello comunque, raga. Provatelo se ci avete Cersei, provatelo. È molto bello come mazzo. E comunque posso dire, secondo me, poi fatemi sapere se non concordate con me, ma secondo me Blink è maggiore Gilgamesh. Secondo me so. E non c'è storia, secondo me. E Blink, se tu ci pensi, puoi gestirle in molte robe. Vi ricordate quando all'inizio ti giocavo anche con Ela? Non ti permettere. Vabbè, Jubilee poteva essere molto worth. Vabbè, li ha tolto a Nylos, fate scherziamo. Vediamo se abbiamo incontrato, se questo tizio è quello lì che potrebbe avere sentry più cosa. Più la Madonna lì, più Cersei. Godo. Vabbè, la situazione è questa, se noi già... Sì, farà Cersei. Non riuscivo a dirlo. E Sandman, ok. Vabbè, ci sta. Sandman lo posso anche accollarmelo, Sandman. Me lo posso anche accollare. Il problema è che poi come vinco qui? Io qui devo vincere. Devo fare Sandman. Veramente. Perché è l'unica play che ho. Dici, tu la vuoi vincere per forza quella...
Ho capito. E lui farà Cersei su, su coso, no? Oppure lo potrò fare qui per vincere il game. Io direi di chiudere col leader, raga. Direi di chiudere col leader e vediamo come va. Teoricamente, se lui utilizza... Io snapperei. Vediamo come ci va. Perché a me viene da pensare che lui abbia robe. E lui si ritira. Molto bene. Quel leader è illegale, frate. Che in queste circostanze ti possa accollare l'idea di fare leader. Perché, oh, abbiamo due location. Lui una carta a disposizione, che secondo me era quella. Il mazzo è bello, dai. Il mazzo è bello. Il mazzo mi ha divertito molto. Soprattutto quel filibustiere lì che ha fatto quel Galactus pazzo. Vabbè, lasciamo sta sta roba. E però la carta di Cersei un po' me. Un po', cioè, ci sta secondo me. Non è serie 5. Non è mai serie 5. Quindi, per il mio parere, non è mai serie 5 questa carta. È una bellissima serie 4. Però che può essere molto utile in alcune circostanze, magari. Contro determinati mazzi come per esempio il junk, e a swarmare in qualche modo le tue carte basse come per esempio un Electro, oppure che ne so, vi faccio un altro esempio, Squirrel, Brood, voi stessi che giocate Sentry, può essere molto utile questa roba, anche un The Wood, capito, un Green Goblin che non è andato bene, questo è molto utile. Ok, il problema sorge quando tu non sai le carte che ti dà, che se ci pensi comunque è accettabile. È accettabile perché altrimenti sarebbe troppo rotto. Ci sta secondo me, è una bella cartina, dai.